tutti! In questo tutorial vi voglio spiegare come realizzare questa maglia. È creata top down, quindi dall'alto verso il basso, su misura, quindi dovete prendere le vostre misure, con i ferri circolari e quindi è in un unico pezzo. Per realizzarla durante il video vi spiegherò delle tecniche, ma se volete i link ai video dedicati li trovate qui sotto nel box informazioni. Ma adesso andiamo a vedere cosa ci serve per realizzarla. Per iniziare abbiamo bisogno del filato. Io ho scelto questo che è il Janis della Tessiland ed è composto dal 68% di cotone, dal 27% di viscosa, dal 5% di fibra metallica. In 50 grammi ci sono circa 100 metri. Qui consigliano di usare dei ferri che sono del 6 o del 7, ma come vi dico dovete fare un campione di 10 cm x 10 cm e verificare di avere la tensione corretta di 14 maglie per 22 ferri. Io l'ho fatto e quindi i ferri che devo utilizzare sono il numero 6,5, però abbiamo bisogno anche di ferri di mezza misura superiore, dei marcatori, del segnagiri, di un ago da maglia, delle forbicine e del metro da sarta. E adesso iniziamo con le spiegazioni. Per prima cosa, con il metro da sarta dobbiamo andare a prendere due misure. La prima è quella della testa, nel mio caso sono 56 cm. Lì dipende come volete lo scollo. Io lo voglio a barchetta, ma non larghissimo, quindi a questo numero tolgo il 10%. Mi dà un totale di 50,4 cm. Io arrotondo a 50 cm. Quindi adesso devo sapere quante maglie ci sono in 50 cm, quindi facciamo 50 per 14, che è il numero di maglie che io ho in 10 cm del mio campione, e poi dividiamo per 10. Quindi io so che devo avviare 70 maglie più una per chiudere in circolare. L'altra misura che dobbiamo andare a prendere è quella del nostro punto più largo del corpo, che sia il seno o i fianchi. Nel mio caso sono 88 cm. Anche qui devo sapere a quante maglie corrispondono, quindi faccio 88 per 14 diviso 10 e mi dà un 123,2. Io mi attesterò quindi all'incirca sul dal 122 al 124, poi vedo con gli aumenti dove arrivo. Quindi con i ferri di misura superiore lascio una codina abbastanza lunga per avviare tutte le mie maglie. Sia per l'avvio che per il calcolo della codina vi lascio qui e nel box informazioni i link ai video dedicati. E poi avvio 70 maglie più una per la chiusura in circolare con il metodo long tail. Quindi da dietro tengo il filato, vado su dal pollice, giù dall'indice e nel mezzo. Poi ancora su dal pollice, giù dall'indice e nel mezzo. E proseguo così fino appunto ad aver montato tutte le maglie che mi necessitano. Ho cambiato i ferri con quelli di misura corretta. Adesso controllo che tutte le maglie siano girate nello stesso senso e poi procedo per la chiusura in circolare. Quindi porto le maglie, nel mio caso voi se avete un cavo più corto non dovete fare l'asola. Comunque porto le maglie sulle punte e per chiudere in circolare lavoro due maglie insieme sia col filo della coda che con quello del gomitolo. Ecco qui. Poi qui metterò il marcatore, se per voi è più comodo lo potete mettere in questo momento, cioè prima di lavorare la chiusura mettete il marcatore e poi lavorate appunto le due maglie insieme con tutti e due i fili. Attenzione perché questa maglia che sembrano due visto che ci sono due fili è, appunto è una e quindi va lavorata normalmente come un'unica maglia. Poi procedo e lavoro tutto il ferro a dritto. Ho finito il primo ferro e adesso procedo per un totale di 4 ferri legaccio, quindi il secondo ferro e il quarto ferro saranno da lavorare a rovescio. Ho finito di lavorare le mie maglie legaccio e adesso devo segnare, quindi marcare con dei marcatori a lucchetto,
le maglie che sono sulle spalle, quindi esattamente alla metà delle maglie che abbiamo avviato. Adesso vi faccio vedere il calcolo per capire quali maglie dobbiamo marcare. Quindi, per quanto mi riguarda, io nel totale avevo 70 maglie. A questo numero devo togliere le due maglie che sono quelle che poi noi andremo a marcare e ho questo numero 68. Anche questo va diviso a metà e abbiamo 34. Quindi praticamente avremo 34 maglie per il dietro, 34 maglie per il davanti e le due maglie delle spalle. Siccome io l'inizio e la fine del giro lo voglio al centro del retro, anche questo numero lo vado a dividere 2 e mi dà 17. Quindi, che cosa avrò? Che dall'inizio del giro avrò 17 maglie, marco la 18ª maglia che è quella della spalla, poi le 34 maglie, marco la 35ª maglia che è quella della spalla e le altre 17 maglie. Quindi procedo lavorando a dritto fino alla maglia marcata. A questo punto, prima della maglia marcata, faccio un aumento intercalato verso destra e quindi sollevo il filo tra le due maglie, col ferro di sinistra lo prendo da dietro e poi lavoro questo aumento a dritto normalmente. Poi ho la maglia marcata, mi conviene sostituire, scusate, questo marcatore a lucchetto con un marcatore normale ad anello. Lavoro la mia maglia centrale, metto un marcatore ad anello e a questo punto faccio un altro aumento. Questa volta è un aumento intercalato verso destra, quindi sollevo il filo che unisce, eccolo qua, che unisce le due maglie. Con il ferro di sinistra questa volta lo prendo dal davanti e lavoro questa maglia a dritto ritorto. Proseguo fino all'altro marcatore. Sono arrivata fino all'altro marcatore e faccio la stessa cosa anche da questa parte, quindi sollevo il filo che unisce le due maglie, lo prendo col ferro di sinistra dal retro e lo lavoro a dritto normalmente. Tolgo il marcatore a lucchetto sostituendolo con il marcatore ad anello, quindi lavoro la mia maglia centrale che rimarrà sempre una maglia, nel centro e faccio l'altro aumento, quindi sollevo il filo che unisce le due maglie, questa volta lo prendo dal davanti e lo lavoro ritorto, quindi prendendolo dal retro e poi continuo a lavorare a dritto. E farò così per tutti i ferri, quindi in tutti i ferri io aumenterò prima e dopo la maglia centrale fra i marcatori in questa maniera fino ad arrivare ad avere le maglie giuste per il mio giroseno o comunque quelle che avevamo calcolato all'inizio. Però nel frattempo dobbiamo anche verificare quando dobbiamo cambiare il colore. Io penso di lavorare per un 10 cm con il verde e poi passare al rosa. Quando passo vi faccio vedere come si fa il cambio del colore. Lì però sta a voi, dipende se vi piacciono appunto delle fasce, delle righe piuttosto alte oppure le volete più strette. Quindi lavorate fino a che decidete che quella riga vi piace così alta. Non è detto che tutte le righe debbano essere chiaramente della stessa altezza. Lì potete fare come meglio credete. Ecco, sono arrivata con gli aumenti ad avere le maglie giuste, le mie 122 maglie che corrispondono appunto alla circonferenza del mio seno. Quindi a questo punto io lavorerò solo sul davanti e solo sul dietro in ferri di andata e ritorno, quindi in piano, per creare appunto lo scalfo manica. Non ho ancora cambiato il colore perché voglio appunto delle fasce molto alte. Comunque, come vi dicevo prima, voi potete scegliere di farle anche più basse. A questo punto, visto che appunto dobbiamo lavorare in righe di andata e ritorno, conviene lasciare una coda piuttosto lunga, tagliare il filo,
togliamo questo marcatore perché in questo momento non ci serve, poiché l'inizio e la fine del giro non sarà più nel centro del retro. Trasferire le maglie del centro del retro sul ferro, o comunque metterle in attesa, io faccio così, le trasferisco e arriviamo fino alla maglia marcata. La maglia marcata andrà messa in sospeso, quindi togliamo anche i marcatori che la segnavano e la mettiamo in sospeso. Siccome è un'unica maglia, per metterla in sospeso io utilizzo semplicemente i marcatori a lucchetto, quindi questa la tengo così in sospeso. E poi da qui, con, aspettate che tolgo un po' di roba, con un filo nuovo, diciamo, proseguo e lavoro le maglie del davanti in ferri di andata e ritorno. Anche questo non mi serve più e quindi rinizio così. Dobbiamo segnarci quanti ferri lavoriamo per il davanti, perché poi lo stesso numero di ferri li dobbiamo lavorare per il retro. Ok, ho finito il davanti, sono arrivata alla maglia marcata della spalla, anche qui tolgo i marcatori ad anello e contrassegno la maglia con il marcatore a lucchetto per metterla in sospeso. Potete fare come volete, o la lasciate qui, girate il lavoro e proseguite nel lavorare il davanti in ferri di andata e ritorno, oppure la lasciate così in sospeso, togliete anche questo marcatore a lucchetto e quindi giriamo il lavoro per continuare a lavorare il davanti. Per sapere quanto dobbiamo lavorare il davanti e il retro, è l'altezza dello scalfo che ci serve, quindi conviene provarci il lavoro man mano per vedere quando siamo arrivate all'altezza del nostro scalfo. Sono arrivata a un'altezza che mi piace, sono circa 9 cm e adesso cambio il colore. Se anche voi dovete fare delle fasce così alte, vi consiglio di tagliare il filo ogni volta. Se invece volete farle più sottili, allora potete intrecciarlo. Adesso vi faccio vedere come. Quindi il mio primo ferro con il colore diverso è un rovescio e lavoro normalmente a rovescio. Faccio così per tutto il ferro, poi nel ferro di ritorno vi faccio vedere appunto in piano come intrecciare il filo. Sono arrivata alla fine del ferro di ritorno, vedete che qui ho il filato del colore non in uso e per portarlo avanti basterà solo intrecciarlo facendo passare il filato in uso sopra, poi sotto e ritorna sopra, in maniera che così girando ce lo ritroviamo già pronto per lavorare il prossimo ferro. Ho provato lo scalfo e mi manca ancora un pezzettino, quindi per me è ancora un po' troppo corto. Nel frattempo vi volevo far vedere che il cambio del colore, vedete, non si vede, non si nota, e il filo verde che io ho portato avanti sul filo rosa, perché adesso, come vi dicevo, qui è un gran pezzo, forse conviene tagliarlo, ma io l'ho fatto per farvi vedere che se voi dovete fare un pezzettino potete portare avanti il colore non in uso, non si vede dal dritto, si vede solo sul rovescio. Eccolo qui il filo verde che passa fra le maglie di quello rosa. Adesso io devo proseguire lavorando ancora col verde, quindi vi faccio vedere.
proseguo e il mio ferro è sul rovescio, ma la stessa cosa sarebbe se fossi sul dritto. Cosa faccio? Faccio esattamente il contrario, cioè porto sopra il filo che devo utilizzare, quindi il filo verde, gli faccio fare tutto il passaggio, vedete, lo avvolgo praticamente e poi inizio a lavorarlo normalmente. Non devo tirarlo, vabbè che con questo filato non c'è questo problema perché non si riesce, cioè non scorre facilmente, però devo stare attenta a non tirarlo in questo passaggio perché sennò qui si arriccia, dovete sempre tenerlo ben teso. Comunque poi proseguo la mia lavorazione con il filato verde e porterò avanti tutte le volte che mi ritrovo dalla parte del filato rosa, avvolgo e porto in avanti il filato rosa. Perfetto, sono arrivata alla lunghezza del mio scalfo e adesso devo lavorare nello stesso modo anche la parte del retro. Ho finito di lavorare sia il davanti che il retro in ferri di andata e ritorno e quindi adesso proseguo lavorando il corpo in circolare. Quindi prendo il contagiri, lo inserisco perché da qui che siamo praticamente sullo scalfo, non siamo più nel centro del retro, ma adesso l'inizio del giro sarà praticamente in un fianco. Inizio la lavorazione in circolare. Adesso vi faccio vedere come cambiare il colore nella lavorazione in circolare senza che si veda lo scalino. Quindi io il prossimo giro lo devo lavorare con il rosa, quindi prendo il colore rosa e lavoro una prima maglia a dritto. Poi per non creare il buco, cosa faccio? Avvolgo il filo rosa con quello, vedete, verde. Quindi lo porto così, il filo verde lo porto sopra, poi riprendo il filo rosa e proseguo a lavorare tutto il mio giro normalmente. Ok, sono arrivata alla fine del giro e se adesso devo lavorare con il rosa per un pezzo piuttosto alto, conviene tagliare il filo verde. Se invece non devo lavorare un pezzo alto, nel mio caso sì, ma ve lo faccio vedere per chi volesse fare appunto delle righe più sottili, cosa faccio? Passo la prima maglia a rovescio senza lavorarla, la passo semplicemente. Aspettate che tiro il filo dietro così non mi si allarga. Ok, la passo e poi continuo a lavorare normalmente a dritto anche per il secondo ferro. Ok, ho finito anche il secondo giro e adesso al terzo giro e in tutti i giri dispari, quindi un ferro sì e un ferro no, devo intrecciare i fili per non creare buchi e per portare su il filo che non stiamo utilizzando, il colore che non utilizziamo. Questa volta chiaramente lavoro anche la prima maglia. Quindi continuiamo a lavorare in questo modo a righe fino all'altezza desiderata. Se state portando avanti il filato non in uso, quindi non lo volete tagliare, mi raccomando, ricordatevi di intrecciarlo, incrociarlo, un giro sì e un giro no. Comunque vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dove appunto spiego questa tecnica. Sono quasi arrivata all'altezza desiderata e quindi faccio il bordo lavorando quattro ferri a legaccio. Quindi lavorerò un primo ferro a rovescio, il secondo a dritto, il terzo a rovescio, il quarto a dritto e nel quinto ferro chiuderò il corpo. Ho finito il bordo a legaccio e adesso procedo con la chiusura. Per chiudere utilizzerò quella con accavallata. Se avete la mano stretta come me, vi conviene montare un ferro di misura superiore in maniera da avere una chiusura morbida. Per
Per chiudere, comunque qui sopra o qui sotto nel box informazioni vi lascio il link al video dedicato. Per chiudere basta lavorare a dritto la prima maglia, a dritto la seconda maglia e accavallare la prima maglia sulla seconda. Poi si prosegue lavorando un dritto e accavallando e vado avanti così fino a che non ho chiuso tutte le maglie. Sono arrivata alla fine, ho chiuso tutte le maglie, adesso non mi resta nient'altro che sfilare, tagliare il filo, infilo l'ago per fare la chiusura perfetta. Ho infilato l'ago da maglia e adesso per chiudere perfettamente e non avere appunto questo scalino devo entrare nella prima V che abbiamo chiuso, quindi nella prima maglia, e poi rientro da dove esce il filo e così ho chiuso perfettamente. Poi chiaramente andrò a nascondere le codine nel retro del lavoro. Bene, adesso dobbiamo andare a riprendere le maglie sullo scalfo per creare la manica. Ma vi ricordate, nel nostro campione avevamo in 10 cm 14 maglie e in 10 cm 22 ferri. Quindi il numero delle maglie che devo andare a riprendere non è uguale al numero dei ferri. I ferri sono molti di più delle maglie. Come faccio allora a sapere quante maglie devo andare a riprendere per il mio scalfo? Per prima cosa dobbiamo sapere quanti ferri abbiamo lavorato. Nel mio caso sono 28 ferri e poi dobbiamo andare a fare un calcolo. Vi consiglio comunque in questo momento di provarvi la maglia e verificare anche dal punto della spalla o dal punto dello scalfo, lì sta a voi, più o meno è la stessa cosa, la lunghezza della manica, quindi quanto volete far lunga la manica. Chiaramente questa è una misura in centimetri e ve lo scrivete su un foglietto. Poi poniamo che io la voglio far arrivare a 3/4, misuro anche la circonferenza del punto dove finirà la mia manica. E anche questo me lo scrivo su un foglietto perché mi servirà per sapere non solo quante maglie montare, riprendere, ma anche quante maglie andare a lavorare e le varie diminuzioni. Per sapere qual è la proporzione tra ferri e maglie, dobbiamo far così. Dobbiamo dire se in 22 ferri del mio campione ci stavano 14 maglie. In 28 ferri, che sono quelli del mio scalfo, chiaramente voi avrete uno scalfo diverso, quante maglie devono esserci? È una proporzione come tutte le altre che abbiamo già fatto. E si fa 14, che è il numero di maglie che ci sono nel mio campione in 10 cm, per 28, che è il numero di ferri che io ho fatto nel mio scalfo, e bisogna dividerlo per 22, che è il numero di maglie di ferri, scusate, che io ho nel mio campione. Il risultato per me è 17,8. Chiaramente non posso avere un numero con la virgola e quindi arrotondo a 18 maglie. Quindi io so che nel mio scalfo dovrò riprendere 18 maglie. Poi ho quella maglia che avevo messo in sospeso e altre 18 maglie per il retro. Un totale di 37 maglie. Bene, adesso dobbiamo fare il calcolo per sapere quanti ferri dobbiamo lavorare per la nostra manica. Ad esempio, la mia manica la voglio lunga 40 cm. Quindi devo fare la proporzione. Devo fare 40 cm per 22 ferri, che sono i ferri che c'erano in 10 cm del nostro campione, diviso 10 e mi dà 88, vuol dire che la mia manica sarà lunga 88 ferri.
Poi ho preso l'altra misura, quella della circonferenza del braccio dove finisce la mia manica. Ad esempio, per me sono 25 centimetri. Questi 25 centimetri, a quante maglie questa volta corrispondono? Bene, 25 per 14, che era il numero di maglie che io avevo in 10 centimetri, diviso 10. E per me sono 35 maglie. Quindi io dovrò lavorare 88 ferri per arrivare alla lunghezza della manica desiderata e avere alla fine per il polsino 35 maglie. Quindi dovrò fare delle diminuzioni perché all'inizio, come scalfo, io avevo 37 maglie. Quindi 37 meno 35, che sono le maglie finali che mi servono per il polsino, mi dà 2. Nel mio caso, quindi, io dovrò fare un'unica diminuzione, perché si diminuisce sia a destra che a sinistra in un unico giro del marcatore di inizio e fine giro, poi vi farò vedere. Nel mio caso, avendo 88 ferri da lavorare, a 44 ferri io farò la diminuzione. Però se voi avete delle misure diverse, sono calcoli leggermente diversi dai miei, perché io avevo un'unica diminuzione. Ad esempio, voi volete fare una manica che sia lunga, che ne so, 115 ferri, poniamo, e avete come polsino 27 maglie. Quindi dovete fare 37, che erano le maglie iniziali che abbiamo ripreso come scalfo, meno 27, che sono le maglie per il polsino, questo chiaramente è un esempio, mi dà 10. Questi sono il numero di maglie che io devo diminuire. Siccome ad ogni giro di diminuzione noi diminuiamo 2 maglie, questo 10 va diviso in 2. E mi dà 5, vuol dire che io farò 5 giri di diminuzione. Ma quando? Ogni quanti ferri dovrò diminuire? Allora riprendiamo il nostro numero di ferri totale e lo dividiamo per le diminuzioni, i giri di diminuzione. Quindi io so che ogni 23 ferri io farò il giro di diminuzione dove diminuisco 2 maglie. Se nella ripresa delle maglie volete essere precise e sapere con quale intervallo dovete riprendere le maglie, basterà fare così: il numero di ferri che avete nello scalfo, 28, il numero di maglie da riprendere in questi 28 ferri, l'abbiamo fatto prima, 18. Quindi 28 meno 18 mi dà 10. Vuol dire che io devo saltare nei 28 ferri 10 maglie, non le devo riprendere queste 10 maglie. E come faccio a sapere qual è il numero che devo, ogni quante, quindi maglie, scusate, devo lasciare indietro una maglia da non riprendere? Quindi qual è la proporzione di ripresa? Devo fare 28 diviso 10 e mi dà 2,8. 2,8 lo arrotondiamo a 3. Quindi vuol dire che io ogni 3 maglie devo lasciare una maglia in sospeso. Vorrà dire che io riprendo 2 maglie e la terza non la prendo. Poi ne riprendo 2 e la terza no. Quindi riprendo 2 maglie sì e una no. 2 maglie sì e una no. Fino ad arrivare appunto alla fine, sulla spalla, dove ho questa maglia che chiaramente non viene conteggiata. Non sarà precisissimo perché è un numero con la virgola, ecco, non è un numero perfetto, quindi magari qui avrò qualche maglia di differenza. L'importante è poi sapere che io qui ho ripreso, quindi contare e verificare di aver ripreso 18 maglie. Quindi mi posiziono al centro nel sottomanica e riprendo 2 maglie sì e una no. Io lo faccio con l'uncinetto, se voi siete più comode potete anche riprenderle direttamente col ferro. Quindi riprendo la prima V, che è la prima maglia. Ops, aspettate che, ok,
la prima V, anche la seconda, perché come abbiamo detto sono due sì e una no, e salto la terza e poi continuo, due sì, uno, due e una no, e vado avanti così fino a riprenderle tutte, fino ad arrivare qui nella spalla dove riprendo anche questa che avevamo messo in sospeso. Se anche voi riprendete le maglie con l'uncinetto, poi quando le trasferite sul ferro vi dovete ricordare di trasferirle al contrario, cioè prendendole da dietro così, perché se no vi verranno delle maglie ritorte. Bene, ho ripreso tutte le maglie e adesso per far girare meglio la manica sulla spalla lavoro dei ferri accorciati. Come facciamo? Prendiamo dei marcatori a lucchetto, ce ne servono 6, e poi dalla maglia centrale, che è contrassegnata da quel marcatore a lucchetto che avevamo messo all'inizio, lasciamo una maglia e mettiamo un marcatore, poi contiamo due maglie e mettiamo un altro marcatore e poi altre due maglie e mettiamo un altro marcatore. Stessa cosa, aspettate che, ok, stessa cosa la facciamo dall'altra parte, quindi contiamo una maglia, mettiamo un marcatore, quindi praticamente centralmente ci sono 3 maglie, poi 2 maglie, un marcatore, 2 maglie, un marcatore. Bene, adesso lavoro a ferri accorciati. Faccio il primo ferro e lavoro fino al primo marcatore dopo quello centrale, che comunque vi segno e vi conviene segnarlo con un doppio marcatore in modo che non vi confondete. Quando arrivo qui, tolgo questo marcatore, quindi tolgo il primo marcatore, faccio il German Short Row o ferri accorciati alla tedesca e torno indietro fino al secondo marcatore. Ferro accorciato, arrivo al terzo marcatore, ferro accorciato, quarto marcatore, ferro accorciato, quinto marcatore, ferro accorciato, ultimo marcatore, sesto, e poi ritorno a lavorare in circolare. Ma adesso vi faccio vedere. Azzero il contagiri, che mi fa anche da marcatore di inizio e fine giro, e poi per fermare ulteriormente la codina lavoro la prima maglia sia con il filo della codina che con quello del gomitolo. Quindi, come abbiamo fatto all'inizio per lavorare in circolare, sembrerà una maglia formata doppia, quindi formata da 2 fili che poi si lavora normalmente. Abbandono la codina e proseguo lavorando a dritto fino al marcatore che abbiamo segnato doppio, quindi un marcatore dopo quello centrale. Ok, sono arrivata al marcatore doppio, lo tolgo e adesso giro il lavoro. Sono quindi sul rovescio e cosa faccio? Passo la prima maglia senza lavorarla a rovescio e tiro per bene il filo verso l'esterno. Vedete? Sembra anche qui che siano 2 maglie, ma in realtà è una sola. Lo faccio passare quindi sul davanti e proseguo lavorando a rovescio, fino proprio a questo marcatore, al prossimo marcatore che incontriamo, che tolgo, giro il lavoro, filo sul davanti, passo a rovescio una maglia senza lavorarla, tiro il filo sul retro del lavoro e lavoro fino al prossimo marcatore che incontro. Chiaramente la maglia del ferro accorciato, vedete, si presenta in una maniera strana, ma comunque è una maglia da lavorare normalmente. Eccomi qua. Eccolo qui il marcatore che tolgo, giro e anche qui faccio il ferro accorciato. Quindi sono sul rovescio del lavoro, filo sempre sul davanti,
passo la maglia a rovescio senza lavorarla, tiro il filo sul retro del lavoro, lo faccio passare sul davanti e lavoro fino al prossimo marcatore e vado avanti così fino a che non tolgo praticamente tutti i marcatori. Eccola qui la maglia del ferro accorciato, che è particolare, la riconosciamo. Io proseguo fino a che incontro un altro marcatore. Comunque, se volete il video dedicato dei ferri accorciati alla tedesca, ve lo lascio qui o nel box informazioni. Qui lo togliamo, giriamo il lavoro, filo sul davanti, passo una maglia senza lavorarla, tiro il filo bene sul retro e proseguo fino al prossimo marcatore. Penultimo marcatore, lo tolgo, giro il lavoro, filo sul davanti, passo la maglia a rovescio senza lavorarla, tiro bene sul retro, faccio passare sul davanti perché continuo a rovescio fino al prossimo marcatore. Chiaramente lavoro rovescio quando sono a rovescio e dritto quando sono a dritto, perché sto lavorando per questi ferri accorciati in piano e non più in circolare. Quindi arrivo all'ultimo marcatore, tolgo il marcatore, giro il lavoro, ultimo ferro accorciato, passando il filo sul davanti, passo la maglia senza lavorarla, tiro il filo sul retro e adesso ritorno a lavorare in circolare normalmente. Chiaramente nel secondo ferro mi ritroverò l'ultima maglia strana, che è quella del ferro accorciato. Da qui proseguo come voglio, nel senso che se voglio fare le maniche di un unico colore, se voglio fare le maniche a righe diverse che il corpo, oppure se mantengo sempre la stessa quantità di righe per ogni colore. Eccola qui la maglia del ferro accorciato. Io proseguirò mantenendo lo stesso intervallo fra i vari colori. Sono arrivata al giro dove devo fare le diminuzioni e quindi lavoro così: un dritto, poi due maglie assieme, poi lavoro a dritto per tutto il ferro fino alla quart'ultima maglia, quindi praticamente lascio 3 maglie dalla fine. Ok, sono arrivata, vedete, a 3 maglie dalla fine del giro e adesso devo fare l'altra diminuzione. È una cavallata semplice, quindi passo una maglia a dritto senza lavorarla, lavoro la seconda normalmente a dritto e accavallo quella passata su quella lavorata e poi lavoro a dritto anche l'ultima maglia e faccio così per tutti i ferri dove devo fare le diminuzioni. Sono arrivata alla lunghezza desiderata per la manica e adesso come bordo faccio 4 ferri a legaccio, partendo col primo ferro a rovescio. Bene, ho finito il bordo a legaccio e adesso chiudo con la cavallata come ho fatto per il corpo. Quindi lavoro un dritto, poi un altro dritto e accavallo la prima maglia sulla seconda e proseguo lavorando un dritto e accavallando e faccio così fino alla fine del giro. Ok, manica finita, adesso non ci resta che fare anche quell'altra. Bene, come avete visto, realizzarlo è stato molto semplice. Io per una taglia S ho utilizzato circa 6 gomitoli di filato, 3 di un colore e 3 di un altro, ma quello varia in base alla vostra taglia, quindi vi dovete regolare se prendere più o meno filato. Comunque il mio pesa poco meno di 300 grammi. Per oggi è tutto, se questo video vi è piaciuto mettetemi un like e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella. E noi ci vediamo alla prossima, ciao!